Gianluca Guidi, Francesca Nunzi, torna, aggiunge un posto a tavola al Brancaccio. Sì. La domanda però qual è? Perché... La domanda è, c'è qualcosa di nuovo? Torna sul serio? Perché torna? Avete cambiato la trama? Come va a finire? Si svolge nel Bronx e c'è una gang di cubani che minaccia una piccola enclave italiana, e allora arriva questo prete protestante che... Si potrebbe fare però, Francesca, di qualcosa, riportaci sulla buona strada. No, lui è partito, mi piace sentirlo, vai vai Gianluca, continua. No, no, è sempre lo spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso, peraltro con, devo dire, con un ottimo esito, e quindi ripetiamo quello, perché siccome è venuto bene, perché cambiarlo? Certo. È venuto bene da anni, tengono la stessa trama, proprio le stesse cose, quindi è giusto rifarlo in quel modo lì. Beh, l'anno scorso avevamo parlato dell'eredità di papà, no? Papà John. Sì, ne avevamo parlato, sì, credo di sì. Quindi non ne riparliamo? Direi di no. Diciamo che questa video intervista tra il caldo e l'offuscamento mentale, insomma, va bene. Io mi riferirei a questo punto, mi rivolgo a Francesca. Francesca, raccontaci tu del tuo personaggio, di quanto è duraturo e longevo questo spettacolo, e secondo te perché? Considera che io l'ho visto la prima volta che avevo forse 6 anni, e perché i miei mi portavano a vedere solo le cose di Garina e Giovannini, e quindi rifarlo o avere l'onore di rifarlo insieme al figlio di colui che vidi io è Dorelli stato... da piccolo, diciamo, ecco. il clone mi dicevi. Sì, 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 sì. E quindi immaginati l'emozione, e perciò è andato molto bene l'anno scorso, lo rifacciamo e che l'arca... Finché l'arca va, lasciala andare. Esatto. Potremmo coniare questo nuovo slogan. Mi va molto bene. Senti, com'è Francesca? Ricordo una compagna deliziosa, è una bravissima attrice, un'ottima cantante, tant'è che abbiamo riaperto dei piccoli tagli che erano stati fatti all'epoca per lei, insomma, perché aveva ragione di esistere il personaggio in maniera più completa. E poi, insomma, tutto il cast, devo dire, c'è Emi Bergamo, Marco Simeoli, Beatrice Arnera, Piero Di Blasio che fa Toto, e poi io che faccio Silvestro, basta, siamo finiti. Poi ci sono i ballerini, Enzo. E Enzo Garinei, la voce di lassù, certo. Il grande commendator Garinei che ci accompagna in tournée, che è il più giovane di tutti noi, esatto. In realtà fa dei chilometri al giorno camminando, poi la sera arriva un po' stanco a te, dice sono un po' stanco, te credo, dalle 9 che trotta, io sono a letto boccheggiante, e invece Garinei ha questo potere, è un supereroe della Marvel in realtà, tipo Spider-Man, poi c'è Garinei, Spider-Man, Batman, sono rimasti loro, esatto. Senti, chiudiamo questa video intervista un po' demenziale ma allegra, e così va bene. Stessa domanda a te, Francesca, com'è Gianluca? Non mi parlare troppo seriamente, sennò guastiamo tutto il clima. Ma Gianluca è... Dunque Gianluca, allora, posso essere sincera, io non lo conoscevo e avevo un po' soggezione di esso, perché sì, lo vedevo sempre, e invece poi ho scoperto che è un... Pezzo di pane. No. Uno di noi. Veramente no. Yeah. Yeah. Tanto piove. Sto nel frattempo gli effetti speciali del Brancaccio. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.